Bene, iniziamo subito perché c'è aula, quindi la buona notizia è che io salto l'introduzione, così andiamo più veloci. Ho soltanto una sola cosa da dire, anzi due, uno, ancora perché questo lo dobbiamo dire sempre, anche ciò di cui parliamo oggi è il risultato del patto con il governo firmato nel 2016, dal quale stiamo estraendo cose molto buone e molto giuste, compresa quella di oggi, cose che non saremmo stati in grado di fare appunto senza quella coprogrammazione fatta saggiamente insieme al governo che ha portato molte risorse. Parlando di patto per la Sardegna, il patto per la Sardegna trae molte cose, c'è molto che riguarda il tema di oggi, sostenibilità, produzione di energia, mobilità sostenibile, di cui magari abbiamo già parlato e parleremo in seguito. La seconda cosa che volevo dire è semplicemente questa, che oggi noi parliamo di una accelerazione per muoverci nella direzione nella quale vogliamo arrivare il prima possibile, cioè di avere produzione dell'energia efficiente, sostenibile, a bassissimo impatto per l'ambiente. Questa è ovviamente la prospettiva nella quale ci muoviamo, ma non ci si muove spontaneamente, bisogna fare investimenti, bisogna sperimentare, bisogna disegnare, progettare, vedere quello che funziona, correggere e andare avanti in questo modo. E la Sardegna sta facendo la sua parte, ciò di cui parliamo oggi dal mio punto di vista è una grande sperimentazione che si affianca ad altre che stiamo facendo appunto in altri comuni della Sardegna, ma questo vuol dire accelerare, perché la tecnologia può accelerare, non è quella cosa che arriva, come dicono gli economisti, non è manna dal cielo che arriva così spontaneamente, ma è roba che invece bisogna, sulla quale bisogna mettere intelligenza, e più intelligenza si mette, più risorse si mettono, più i risultati arrivano velocemente. Noi siamo consapevoli di questo e quindi stiamo spingendo in questa direzione. Deve essere anche molto chiaro che quello che facciamo oggi non è minimamente in contrasto con l'altra enorme partita aperta con successo dal patto per la Sardegna, che è la metanizzazione della Sardegna. Siamo esattamente dentro quella che l'Europa definisce la transizione energetica, da alto tasso di produzione di energia con alto tasso di inquinamento, una transizione verso una produzione di energia a bassissimo tasso di inquinamento. Il metano è un anello cruciale di questa transizione, da noi come ovunque. Quindi c'è molta coerenza, molta chiarezza in quello che stiamo facendo, nessuna contraddizione e molto lavoro che portiamo a casa grazie a una buona progettazione fatta negli anni scorsi.